È un dentro o fuori per entrambe, chi perde è escluso dal discorso di testa. Un pareggio serve poco in prospettiva, Bernini lascia in panchina Pagnotta avanzando Frediani e dando fiducia a Pallara, mentre l'esordio di Benedetti vede, a parte Stella per lo squalificato Nardoni, variazioni solo nella numerazione, con un inedito numero 4 per Bega. Frio torna in panchina, davanti il tridente è confermato, spesso si passa al 4-2-3-1 ed i tifosi azzurri festeggiano l'acquisto dello storico marchio da parte della famiglia Grazzi. L'ex di turno Menichini di testa, dopo appena 6 minuti di gara, dà il benvenuto a Musca Saffigline, che neutralizza in due tempi. Al quarto d'ora il cross con l'esterno di Caldarelli, respinto in modo non perfetto da Poponcini. Romanelli dal limite sbaglia la traiettoria successiva sparando addosso all'estremo. Perde palla al limite Stella, minuto 21, il recupero di Bianchi vede Frediani solo davanti a Muscas, che devia in corner un pallone semplice da destinare alla rete. Quindi ecco la percussione centrale di De Gori, destro oltre la trasversale giallo-blu. Minuto 39, mette in mezzo la rocca da sinistra, Poponcini rinvia addosso a De Gori, palla che arriva a Romanelli, la cui prima intenzione si esaurisce sull'esterno della rete. Ma il gol è nell'area e dopo la staffilata dal limite di Stella, che si esaurisce non lontano dal montante, si concretizza con il terzo penalty consecutivo per il Marzocco. Valcareggi mette giù in area Caldarelli e per il signor Vinco ci sono gli estremi per la massima punizione. De Gori spiazza Poponcini e gli azzurri sono avanti. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio, Caldarelli in buca per De Gori in avanti, che d'interno inganna ancora il portiere, mandando a riposo le squadre, dunque in condizione psicologica opposta. Così al rientro in campo De Gori ha sul mancino il pallone del Tris, va alle stelle il tentativo sul cross di Benucci. Sul medesimo piede invece l'obiettivo di Frediani è quello di riaprire il match. Muscas ancora dice di non nel confronto diretto, mettendo in corner a metà frazione una nuova possibile svolta. Secondo penalty della giornata per fallo con chiara occasione da gol di Fedeli su Menichini, per il centrale scatta anche il cartellino rosso, il centravanti ha l'occasione di spostare l'inerzia in modo importante, palla però sul palo esterno e Benedetti fa entrare Frio per Romanelli per risistemare il reparto. La differenza numerica di un uomo però si fa sentire, inizia un forcing continuo da parte gialloblu, suona la carica a Frediani, Muscas c'è sempre sia da palla in movimento che quando il labronico si esibisce nel proprio pezzo speciale di bravura, la punizione dal limite. Per riaprire il match dunque si attende la mezz'ora, il palo di Menichini, secondo della domenica, vede quindi la ribattuta in rete da parte di Del Vivo sotto misura. Sembra strano, ma a questo punto l'ordine difensivo del Marzocco cresce ed anzi c'è più spazio per le ripartenze. De Gori si divora il Trissa tu per tu con Poponcini e Berti in percussione da destra trova solo il montante a respingergli il raso terra della sicurezza. Il quarto minuto di recupero riporta le proteste figlinesi per l'atterramento in area di Del Vivo da parte di Benucci, sul quale il direttore di gara sorvola. Terzo successo consecutivo per la Sangio, terzo stop di fila per la gialloblu, lontana anni luce adesso dal filotto di inizio stagione.